Con il piatto sagnette pezzate al sugo di coniglio, Fernando Di Iorio scrive il suo nome nell'albo d'oro della competizione della finale regionale del campionato italiano della cucina per casalinghe e casalinghe al ristorante Casa del Pellegrino del Volto Santo di Manopello. In giuria l'attrice regista teatrale Franca Minucci, una serata davvero di grande livello. Sì, veramente di grande livello. Sono stati bravissimi, ormai sono veramente, come dire, insomma, speciali sia nel proporci i piatti che sono, diciamo, vestiti veramente in maniera molto, molto particolare, perché loro ormai usano tutti i sistemi, tutte le tecniche, no, per impiattare, come si usa dire. E poi siamo stati molto bene anche in giuria, c'è stata una giuria quasi tutta esclusivamente di donne, tutte donne giovani, piene di buona volontà, e ci siamo anche molto divertite, perché poi intorno ad un tavolo bisogna anche che ci sia questo clima, un clima di solidarietà, di simpatia, di amicizia, insomma. Che piatti sono stati quelli presentati in questa finale regionale? Ma intanto sono stati dei piatti quasi sempre a chilometro zero, come ormai diciamo, insomma. Sono stati piatti che hanno voluto ricordarci che abbiamo intorno una terra meravigliosa. La Maiella, per esempio, con tutte le sue erbe famose, quelle di cui D'Annunzio ha tanto parlato, no? nei suoi versi. E anche loro ormai le hanno riscoperte, delle erbe che apparentemente sembrano anche molto rare e quasi, diciamo, impraticabili. Invece loro le conoscono tutte, quindi mi ha fatto molto piacere sentirle proprio nominare e sentirle nei piatti, perché erano dei piatti particolarmente profumati, molto freschi, e veramente c'è stata una cucina di alto livello questa sera. Due grandi eccellenze, abbiamo veramente potuto gustare dei vini splendidi anche nelle temperature giuste, e questo è stato, diciamo, un valore aggiunto, e l'abbiamo veramente gustato fino in fondo con una sommelier che è stata molto brava, molto capace, che ci ha seguito passo passo in questo che è, diciamo, un fatto che ha dell'armonia tutto insieme, perché non si può mangiare senza bere, senza anche stare bene insieme a chi sta vicino, no? E avere quindi questo momento di amicizia, di simpatia con tutto il resto e con tutto l'ambiente.